Buonasera, buonasera amici di Focusport 3.0, ben ritrovati. Questa sera porto il mio pigmalione, un uomo a cui io sono particolarmente legata perché mi ha insegnato tante cose e a cui io non mi scinderò mai da lui. E infatti io ho l'onore di collaborare con lui perché è un uomo meraviglioso, oltre ad essere preparatissimo. Buonasera Giovanni Vota, buonasera Giovanni. Namaste, grazie come sempre. Allora Giovanni, questa sera parleremo di un tema particolare, molto affascinante, ed è il tema per il quale diciamo che in un paradigma rovesciato nel quale viviamo, in mano a uno psicopatico, io da un po' che lo chiamo, come si dice a Parigi, l'arconte di merda, lo dico piano perché non vorrei che qualcuno si offendesse per il torpiloquio, ci fa credere, ci tiene un po' per la collottola. Con lo spauracchio, la paura della morte. Ma diciamolo subito che di morte non si muore, giusto Giovanni? Beh, se uno ha un'anima che è eterna, non muore. Diciamo, vabbè, il corpo fisico ovviamente si trasforma, ritorna nelle sue 1000 atomi, ma quello che è importante è se tu hai un'anima, quell'anima è eterna, per cui passi, diciamo, di esperienza in esperienza o a seconda anche di vita in vita. Per esempio, nel mio lavoro di ipnosi spirituale, regressione spirituale, viene molto chiaro: sono considerate vite parallele o vite passate, a seconda di come lo vediamo, e che ci dicono esperienze che la nostra anima ha fatto e che può essere importante e utile conoscere per andare a risolvere dinamiche di questa vita. E lì lo si vede abbastanza bene. Dunque, iniziamo un po' dal principio, dalla lettera A, come dico sempre. Nel momento in cui c'è il trapasso, appunto, la nostra anima lascia il corpo e noi ultimamente abbiamo visto un documentario, ne dico uno che è il più affascinante di tutti, di Raymond Moody, La vita oltre la vita, questo medico anestesista dove ha raccolto le testimonianze di queste persone che sono andate vicino alla morte, ma poi per fatti loro, per motivi loro o per compiti da finire in questa vita sono ritornate e quindi hanno dato una sbirciatina. C'è inoltre un bellissimo libro e anche un documentario del neurofisiologo Eben Alexander, il quale era ateo, non credeva assolutamente a queste cose, poi proprio a lui è capitata questa esperienza di andare a fare due passi dall'altra parte. Quando accade questo, quindi queste esperienze così vicino alla morte, secondo te Gianni, sono un campo intermedio, quindi quelle che Steiner definiva l'astrale, oppure andiamo veramente di là e poi si ritorna di qua? È divertente chiederlo praticamente a un fisico, perché è vero che tu sei un ingegnere, ma ormai in fisica quantistica ne sai più di chi ha il dottorato. Come la vedi? Beh, intanto non c'è un qua e non c'è un là, nel senso che è tutto uno ed è un concetto non semplice da vivere nella vita di tutti i giorni. Quando lasciamo questo corpo, si aprono, almeno io posso dire quella che è la mia esperienza nelle regressioni, cioè facendo regressioni spirituali. Poi io faccio regressioni spirituali, non sono regressioni, tra virgolette, normali, mentali, e quindi mi baso su quello che tante, tante persone negli anni mi hanno raccontato. Non tutti mi raccontano la stessa storia, per cui sembra che, ok, avessero assolutamente ragione gli antichi che ti dicevano che devi prepararti a quel momento. Perché quando arrivi lì sei totalmente impreparato a quello che poi può succedere. E possono succedere cose carine e altre molto meno carine. Dipende, per esempio, sembra, io ne ho visto alcuni che quando hanno lasciato poi il corpo sono stati come catturati da energie o entità, chiamiamole come volevano,
che li obbligavano poi a addirittura a reincarnarsi. Difatti hanno trovato tante persone che, per esempio, in questa vita loro sentono che non volevano essere qui e che sono state obbligate a venire qui. Facendo una regressione a prima dell'incarnazione, in effetti in alcuni casi raccontano che proprio una forza, un'energia, un qualcuno li ha spinti a reincarnarsi. In questo caso si va a lavorare queste memorie e poi a trasformarle, perché se no resta un trauma e non solo non accettano mai di vivere questa vita, invece dopo la trasformazione la vivono poi serenamente. C'è un film, a proposito di film anche famoso, che si trova su YouTube, che è Nossolar. Sì. Che anche questo sulle canalizzazioni di Chico Xavier, che loro chiamano psicografie, cioè che lui insomma ha trascritto. La cosa interessante per me di quel film è che quello che li racconta è molto vicino a quello che tanti mi hanno raccontato che hanno vissuto dopo che hanno lasciato il corpo. E quindi hanno vissuto il fatto che la guida li ha accompagnati, li ha portati in una camera dove sono andati a guarire le ferite dell'incarnazione, perché comunque venire sulla Terra diciamo che è quantomeno challenging, e quindi quando uno lascia il corpo ha tante ferite da andare a curare. Poi mi raccontano quasi tutti, non tutti i passaggi, tutti, ma più o meno, che con la guida sono andati a rivedere la vita, ma vedere per che cosa? Questa è la cosa interessante. Quello che viene fuori è le lezioni che hanno imparato. Sembra che la nostra anima viene qui per imparare, fare esperienze. E la cosa che detesta di più è non fare esperienze, non imparare, e il non cambiamento. Quel famoso cambiamento che a noi fa tanta paura, ma che invece sembra che per la nostra anima sia fondamentale. E quindi quali lezioni abbiamo imparato e quali invece abbiamo ancora da imparare. C'è un momento poi molto molto emozionante in genere, perché poi le persone proprio lo vedi, che cioè, si emozionano, anche piangono durante la regressione, che è l'incontro con la famiglia di anime. Allora, lì da questo incontro cosa risulta? Che ognuno di noi fa parte di almeno una, a volte più, famiglie di anime. Chi sarebbero queste famiglie di anime? Sono quelle anime con cui noi di vita in vita in genere ci reincarniamo. Per intenderci, magari chi è tuo figlio in questa vita era tua moglie 6 vite fa. E la cosa è abbastanza normale nelle regressioni che faccio, per cui non sempre, ma spesso si riconoscono in questa vita, diciamo, attori con cui noi avevamo avuto a che fare in vite passate. E dico attori perché in effetti in questo lavoro vedi proprio che c'è un palcoscenico su cui ognuno di noi va a recitare una parte che cambia di vita in vita in base ai ruoli che decidiamo di assumere. Quindi l'incontro con la famiglia di anime è un ritorno a casa, per quello è sempre molto emozionante. In questa regressione, che dura in genere 4 ore, di un'ipnosi spirituale molto profonda, il momento però più importante è quando l'anima ha deciso di reincarnarsi. Allora, quello che mi raccontano è che c'è un palazzo, chiamato Palazzo dell'Incarnazione, dove uno va e lì incontra i maestri. E mi descrivono bene i maestri, come sono, come si presentano, se hanno dei medaglioni, il palazzo stesso, in genere un palazzo molto bello, eccetera. Che cosa si va a discutere? Quello che mi raccontano è che si va a discutere perché ti vuoi incarnare.
cioè, cosa voglio andare a fare? Sì, la discussione è spesso molto lunga, fino a che non si trova un accordo su quali obiettivi tu vai e per cui ti incarni. Tra le cose, tra l'altro, importanti in quel momento di discussione c'è, per esempio, quanta energia della tua anima ti porti, perché un conto è incarnarsi con il 90% dell'energia dell'anima e un altro conto è col 10%. Quindi chiaramente col 90% è tutto più facile, col 10% è molto più difficile. Quindi diciamo vai a discutere se tu vuoi una vita, va, questa volta voglio fare una vita tranquilla, beata, senza problemi, o invece no, voglio una vita spericolata, dura, tosta, perché devo imparare tanta roba. Diciamo, tutto questo fa parte dell'incontro con i maestri, che tra l'altro, in genere questo lavoro si fa una volta, però se si ripete, magari dopo un anno o due, di tutto questo viaggio, questo è il momento più importante, perché in un incontro successivo la persona va a incontrare, rincontrare questi maestri per capire a che punto è del suo viaggio, cioè di tutti gli obiettivi che io mi ero dato, di quello che devo fare, a che punto sono, quanto ho fatto e quanto mi manca di fare. Comunque, quando questa parte è conclusa, mi raccontano che vanno in un'altra stanza dove in genere ci sono tre corpi tra cui scegliere. E ogni corpo ha quello che in gergo viene chiamato un package, un gergo nel senso che questo lavoro l'ha portato avanti Newton, non il fisico, Newton lo psichiatra, col corpo c'è anche il package, cioè la famiglia, la religione, l'ambiente, l'epoca e tutto, di cui generalmente non si può cambiare molto. Quando hai scelto il corpo, e quindi lì vedi perché sei nato con un corpo piuttosto che un altro, da uomo, da donna, fatta questa scelta, si va pronti per scendere e incarnarci. E qua c'è, appunto, come accennavo prima, spesso un'altra regressione, che però si fa in un momento diverso, che è proprio mentre sei lì che aspetti di incarnarti, che cosa ti succede? Perché sembra puoi essere preda di diverse energie, le anime sono, sembra merce preziosissima e molto ricercata, e soprattutto se sono anime anche evolute. Da lì, ammesso che va tutto bene, quando arriva il momento in cui scendi e entri nell'utero, e qua comincia un'altra regressione, perché quante volte che la regressione in utero. Perché, per esempio, se nel momento che io entro in utero, mio padre è arrabbiato, mia madre non mi voleva, cominciamo bene. Nel senso che subito benvenuto sul pianeta e ti porti dietro poi tutte ste memorie. Per cui ti senti non voluto, non accolto, indesiderato e qui comincia veramente tutto un altro lavoro di regressione che prosegue. Quindi il viaggio nel momento che lasciamo il corpo è molto complesso e tra l'altro sempre quei lavori che faccio con le persone c'è un altro problema serissimo. Diciamo che quando uno lascia il corpo dovrebbe tornare nella luce, dovrebbe tornare nel divino, che lì è il suo ambito, ma non è detto. Quello che io ho visto tante volte è che le anime lasciano il corpo e non, il problema è tu muori e non sai che sei morto. Non è che l'hai mai fatto, non è un'esperienza che hai. Non ti accorgi neanche che sei morto. Soprattutto se poi magari hai avuto una morte violenta, improvvisa, per cui ti trovi sperso. Non sai cosa fare, non sai che sei morto, non sai dove sei. Una situazione assolutamente diversa, non, per noi inconsueta. Allora, cosa sembra? Che
diciamo, da un punto di vista energetico, quando noi possiamo lasciare il corpo, si apre quella che viene chiamata la porta della morte, è una porta nella griglia energetica in cui noi siamo, che ci permette di tornare a casa. La cosa interessante è che si può capire se questa porta è aperta o non è aperta, ma questa porta, un momento che io in qualche modo accetto di andarmene volontariamente o involontariamente, in realtà è sempre una scelta dell'anima, però può essere fatta in modo anche abbastanza brutale. Se io, quando lascio il corpo, non attraverso questa porta, quello che sembra resto bloccato qua. E divento quelle che sono gli spiriti erranti, gli spiriti pesanti, quelli che poi magari vengono chiamati fantasmi. Qual è il problema? Che noi non dovremmo essere qua, e quando resti bloccato qua soffri tanto. Hai bisogno ancora di nutrirti ovviamente non di cibo ma di energia, ti porti dietro le rabbie, tutte le emozioni di dolore di quell'incarnazione. E qui c'è tutto un altro filone enorme che si apre, che è quello appunto degli spiriti che restano bloccati qua. Tra l'altro possono rimanere qui anche per una delle ragioni principali, sono gli attaccamenti. Cioè, se io ho attaccamento, che so, alla mia famiglia, ho attaccamento al lavoro, io mi blocco qui e non salgo. E questo è un problema. Quindi, voglio dire, il tema è sterminato. No, bellissimo, è affascinantissimo, Gianni. E voglio dire una cosa, ecco perché, sai, nei Veda c'è questa sine qua non, che gli spiriti amano molto parlare, chiacchierano, e spesso prendono anche un po' per i fondelli con chi stanno parlando, perché loro... Se l'universo è vampirico, si nutre di energia, chi è sopra di noi si nutre di chi è sotto, quindi è facile avere alcune deduzioni anche di persone in buona fede, però bisogna sempre stare attenti. Quella che chiamavi tu la porta della morte, che si passa o non si passa, nei Veda viene definito un guardiano della soglia, cioè colui che ti dà un timbro al tuo passaporto per poter ascendere, cioè non basta noi solo far vita virtuosa e quindi in base a questo conquistarci la possibilità di andare, come dicevi tu, a scendere nel sacro, nel divino che è la nostra casa, ma abbiamo bisogno un visto da un guardiano preposto dal divino che evidentemente ci controlla com'è la nostra situazione, cosa veramente abbiamo fatto. Hai detto una cosa interessante che io ho sentito già parlare da un altro relatore molto sapiente: non tutta l'anima o porzioni di anima possono scendere. Allora, partiamo dall'inizio. Ognuno di noi possiede veramente un'anima? E se sì, esiste avere un'anima totale o una parte di quest'anima? E nel caso fosse, si può anche perdere? Se tutti hanno un'anima o meno, questa è una vexata question. Allora, sempre nelle regressioni, diciamo, ho trovato persone che in verità più che altro hanno avuto degli antenati che sembra non avessero l'anima, perché erano dei cloni. Essendo dei cloni, non avevano l'anima. Allora, in questo caso, un lavoro di regressione che spesso faccio, gli errori regressivi che vanno su tutto l'albero genealogico, perché si dice che ereditiamo quello di sette vite passate, sì, sette livelli passati, ma nella mia esperienza risali pure ad Adamo ed Eva, chiunque questi fossero, e te lo porti dietro tutto. Per cui spesso c'è da guarire nella vita attuale risalendo su tutto l'albero genealogico. In questo caso, in genere chiedo che facciano venire nel loro cuore tutti i loro antenati, ascendenti, discendenti e collaterali. E quando sono, permetto, questi lavori li posso fare perché
quel che ne so io, cioè io lavoro solo e unicamente dal campo quantico di infinito amore e intelligenza. Quindi lavoro solo da quell'energia lì, che è fuori dal dualismo ed è nelle nullità. E lavorando da quell'energia, che è l'energia divina, chiamiamola del campo come vogliamo, veramente tutto è possibile e tutto è solo in amore. Quindi non sono possibili altre cose. Quello che dicevi tu degli spiriti è quello che riguarda gli spiriti che sono rimasti bloccati qua. Tant'è che per me la regola è quella del Far West. Prima gli spari e poi gli parli. In questo caso, se c'è uno spirito, prima lo liberi, lo mandi su nella luce. E questa è una roba che possiamo fare, e io insegno a fare in SQC2, che è una cosa che tutti gli antichi avevano, che erano i traghettatori di anime. Da noi è rimasto come mito, con Caron demonio dagli occhi di Bragia, di Dante, ma è tutt'altro che un mito, una cosa molto seria, proprio perché quando muori, come dicevo, non sei preparato, e allora un aiuto, io l'ho già detto, lo dico a tutti, quando muoio mandatemi su, perché sennò vengo tutte le notti a farvi il solletico, quindi questo non c'è nessun dubbio. E quindi quando sono liberate, poi tornano. Tante volte ho visto con delle COC che hanno liberato magari degli antenati, eccetera, che poi li hanno aiutati, cioè li hanno a volte salvato proprio la vita, perché tornano sempre a ringraziarli perché li hai liberati dalla sofferenza e rimandati nella luce. Quindi questo fatto dell'anima è fondamentale. Sempre in questi lavori regressivi, appunto, mi è successo che magari un antenato ha detto, lui diceva, io sono stato un clone e non ho l'anima. Allora in quel caso, sempre in quest'ambito spirituale, si mette un'anima, non la metto io ovviamente, ma la mette il divino, e a quel punto quasi per magia si sana l'albero genealogico e anche la persona, ovviamente, perché quello era l'obiettivo, che stava male, improvvisamente sente che ha la guarigione. Quello che succede però è che l'anima, come questo deriva anche dalle tradizioni sciamaniche dei nativi americani, che è quello dei frammenti d'anima. Cioè la nostra anima noi la possiamo spezzettiamo. Per esempio, quell'uomo mi ha preso un pezzo del mio cuore. Puff! Pezzo di qua. In quel posto io ci ho lasciato il mio cuore. Puff! Un altro pezzo di là. Per cui nelle tradizioni sciamaniche c'è che tu nel tempo e nello spazio hai lasciato in giro frammenti di anima. Ora invece noi dobbiamo essere la nostra integrità, per cui un lavoro che si fa abbastanza spesso è quello di recuperare questi frammenti di anima. Per quello che ne so, purtroppo non c'è un comando generale che dice recuperiamoli tutti, si può comandare di recuperare quelli che in quel momento sono recuperabili. Più spesso è facendo lavori specifici. In quel momento vedi che hai lasciato un frammento della tua anima e lo vai a recuperare, e quindi vai a recuperare della tua interezza, perché noi dovremmo essere sempre inviolati e inviolabili nella nostra energia. Che meraviglia. Gianni, tu fai questo lavoro, la vita oltre la vita, nel senso di regression, di ritornare a capire chi eravamo nella vita passata, non tanto per gossip, ma quanto perché noi evidentemente nel non spazio e nel non tempo ci portiamo qua quello che in un'altra dimensione ci ha probabilmente traumatizzato. Esempio, Brian Weiss, che è uno degli psichiatri più famosi che ha fatto questo lavoro, aiutava i colletti bianchi di Wall Street a risolvere attraverso le vite passate le ossessioni, le fobie, le paure presenti in questa vita. Quindi tendenzialmente qualcuno viene da te proprio perché ha una fobia, un'ossessione dove razionalmente è inspiegabile. Questa cosa temporalmente qua, quindi nell'illusione del tempo in cui viviamo, è possibile aggiustarla andando nel non tempo della vita passata? Cioè,
È come se fosse un albero di Natale, le lampadine dell'albero di Natale che sono accese in serie. Io la vedo così, le nostre vite sono tutte queste lampadine accese. Nel momento in cui se ne fulmina una, le altre rimangono accese, nel senso che appunto non esiste la morte come la intendiamo noi, come annullamento di tutto, ma è semplicemente un passaggio. Se io aggiusto una lampadina, la tensione di una lampadina, anche nelle altre avranno una conseguenza, evidentemente. Questa cosa accade con le nostre ossessioni e con le nostre paure. Possiamo aggiustarle andando ad aggiustare la vita precedente o laddove sono nate in una delle vite precedenti? Sì, diciamo, io sono diplomato terapeuta anche da Brian Weiss, poi ne ho fatti anche altre di scuole. Sì, senza dubbio. Allora, come hai detto tu, le regressioni, diciamo c'è chi fa, vogliono vedere una vita passata, lo chiamo turismo nelle vite passate, ma non è questo il focus. Il focus è problemi, dinamiche, ossessioni, paure in questa vita, andiamo a risolverlo. Uno dei metodi, perché non è l'unico, io ne uso diversi e tra l'altro tutte queste cose io insegno a farle, cioè sono centinaia di persone in Italia che hanno fatto i miei corsi e fanno le regressioni, fanno l'ipnosi spirituale, quindi si impara tranquillamente. È chiaro, bisogna avere la predisposizione interiore, spirituale, per poter fare certe cose, però per il resto si impara. E sì, diciamo che si va sia in vite passate, ma anche in questa vita, perché noi viviamo più vite in questa vita. Se io, ad esempio, cosa c'entra? Io di volte dico, cosa c'entri con quando avevi 10 anni o 20 anni? Sono proprio vite diverse. Però quello che abbiamo vissuto lì spesso è l'origine di traumi che ancora ci portiamo dietro a 50, 60 anni. Quindi si fa regressione in questa vita, e in genere la maggior parte dei lavori sono in questa vita, oppure quello che può risultare nelle vite passate. Però c'è un punto particolare da capire. Quando io dico che faccio regressioni spirituali, il fatto è che l'obiettivo è andare a sanare le ferite di quella vita. Se io vado in una vita passata e lì c'è qualcuno che mi ha perseguitato, mi ha fatto soffrire, al limite anche, cioè, purtroppo ci sono torture, c'è di tutto e di più. Quindi io ho queste ferite aperte di grandi sofferenze e io me le ritrovo qua. Per esempio, se in una vita passata, poiché sono diventato ricco, ma non ghigliottinato, io magari qua provo a diventare ricco, poi a un certo punto perdo i soldi. Perché? Perché dico, ma il collo me l'hanno già tagliato una volta, questa volta sai la novità, lascio perdere i soldi. Ma così ne posso raccontare a centinaia, perché le esperienze sono passate, per modo di dire, per il nostro subconscio, sono vive, presenti adesso. C'è un altro concetto importante, che lo dice anche la fisica. Il modello di Copenaghen, a fronte del dualismo onda-particella, il principio di determinazione di Schrödinger, i fisici si sono chiesti: ma cos'è la realtà? E per questo hanno detto: la realtà non è conoscibile. Noi non conosceremo mai la realtà. Noi ne abbiamo un'interpretazione. Bene, questo portato nel lavoro, diciamo, regressivo, è quella che è una percezione. Noi viviamo di percezioni. E questo, per esempio, quando vengono da me a far coaching famiglie, padre, madre, 3 figli, è chiarissimo. Viene il marito, il giorno dopo viene la moglie, mi parla del marito e dico: ma di chi sta parlando? Di quello che è venuto ieri? Ma non ci azzecca niente. Non parliamo dei figli. 3 figli, 6 genitori diversi. Per uno il padre è un dio, per l'altro il padre non c'è mai. Perché? Perché noi abbiamo la nostra percezione della realtà. Essendo una percezione, per definizione, la posso trasformare. L'unica cosa che non si può trasformare è la realtà. Ma qual è la realtà? È una sola, che tutto è amore e noi siamo amore. Questo non si può cambiare. Ma il resto io lo posso trasformare. Per cui potrei
posso andare a sanare tutte queste percezioni che ho dei vite passate, di questa vita, fino a... Il punto è, se per esempio c'è qualcuno che mi ha fatto del male, mi ha torturato, nelle regressioni spirituali si vanno a incontrare e lì ci si dice di tutto, si tira tutto quello che c'è da tirare fuori, fino a che io sono disposto a mettere una scintilla divina di amore, gratitudine, perdono e guarigione in me e nell'altro. Qui la parola perdono ha un significato tecnico molto, molto, molto specifico. Non è il perdono mentale, ti perdono perché ti perdono. No. Quando sono in regressione spirituale, se io chiedo alla persona che è lì in regressione, sei disposta a perdonare te stessa e lui, se anche inconsciamente c'è ancora qualcosa di non risolto, mi dirà di no. E allora il lavoro continua fino a che non si è tirato fuori davvero tutto, ma magari tutto vuol dire che so, che lì stavamo parlando con un suo antenato, il suo antenato a sua volta era stato trattato male da suo padre e suo padre aveva sofferto per la guerra e si va indietro, indietro, indietro fino ad arrivare all'origine di quella ferita per poi risolverle tutte tornando indietro, fino ad arrivare a me. Quindi, quando la scintilla divina, tra l'altro nel mio libro Spiritual Quantum Regression, queste cose le racconto e le insegno, è l'applicazione della terza grande legge spirituale, che dice ciò che amore tocca, torna amore. Quando questa scintilla viene messa, proprio ti dicono che a quel punto c'è pace, luce, serenità e viene lasciato andare tutto. Finché non si arriva lì, il lavoro non è finito, quindi si continua. Perché solo mettendo la scintilla di amore divino in tutto e in tutti, in tutto quello che è venuto fuori, io posso trovare pace. E la sentono, cioè finito il lavoro, e come dicono sempre, ah, mi sono tolto dei pesi, trovo serenità. Questo tra l'altro vale... Io ho ampliato poi queste tecniche in tantissimi casi di tutti i giorni, perché quello che è un persecutore può anche essere il mio insegnante, può essere l'agenzia delle entrate, chiunque. Quando io ho un problema, prima lo vado a risolvere a questo livello interiore profondo. Quando l'ho risolto a livello interiore profondo, a parte io ritrovo la mia pace e la mia serenità, molto spesso succede che anche a livello poi nella materia le cose si risolvono più facilmente. Quindi il concetto di vite passate è tutto molto fluido, è perché noi siamo contemporaneamente qua e là. E allora... È importante scoprire, capire tutto questo nostro esistere, questo nostro funzionamento, perché qui sta il nostro vero potere. Il nostro potere di essere umani incarnati, per tornare al tema di prima, con un'anima. L'ultima domanda, perché il tema è abbastanza forte, quindi sai, quando noi ne abbiamo parlato spesso, io e te, ma serve anche il tempo per metabolizzare, magari risentire quello che tu hai detto in questo scambio d'anime. Si è sentito parlare, soprattutto ultimamente, della New Age, quella che per me è una scemata colossale, che è la famosa storia delle fiamme gemelle, e noi siamo anime gemelle, in parte gemelle, fiamme gemelle. Penso che sia una grandissima sciocchezza colossale. Si basa un po' sulla malinterpretazione dell'uomo androgeno di Platone, quello che l'Adam Kadmon, cioè il primo uomo, che era l'unione del maschile e del femminile insieme, che indubbiamente si può ricreare e ripristinare in quelle che io chiamo le coppie alchemiche, che non c'entrano niente con le fiamme gemelle. Tu vedi questi pazzi New Age che ogni due per tre incontrano la propria anima gemella. E com'è possibile? Di quante parti, quanti pezzi questa mela Platone ha diviso, diamine?
mentre la coppia alchemica, qualcosa di molto più profondo, viene anche raccontata da un certo Dante nella Divina Commedia. Infatti lui aveva bisogno della sua Beatrice per andare nel paradiso. Ci fa tutti e tre meravigliosi canti, ma alla fine della fiera, se non aveva Beatrice, proprio il paradiso non ci poteva nemmeno mettere piede. Quindi c'è qualcosa di diverso tra il maschile e il femminile, questo cercarsi. Perché te lo dico? Perché un altro dei problemi che si affrontano, sicuramente tu lo vedrai tutti i giorni, nelle ipnosi regressive, non sono solo le fobie, ma è questo cruccio, soprattutto per noi donne, nel trovare o avere rapporti con i partner. Come ti dicevo prima, la mia idea invece dell'optimum, della Dan-Kadmon, quindi dell'unione di queste due parti, si ritrova più che altro nelle coppie alchemiche che sono rarissime. E infatti nei tempi moderni difficili anche da vivere, infatti Steiner diceva che gli ostacolatori cercano di evitare che il Miriam e il suo opposto, queste donne paradisiache che possono portarti in paradiso e suo posto si uniscano perché sono troppo, troppo potenti, come la Dan-Kadmon, cioè l'unione del maschile e del femminile. Un tuo pensiero a riguardo? Diciamo che ho trovato spesso, succede che di vita in vita, magari quelli, appunto, ripeto, i legami di famiglia d'anime sono molto forti, quindi ci ritroviamo. Succede anche che più raramente, magari chi era mio marito nella vita passata, lo è anche in questa, più spesso cambiamo ruoli. Quello che io vedo, più spesso cambiamo ruoli. Quello che dici tu può essere ben interpretato come il fatto che devo risolvere e unire il mio maschile e il mio femminile. Succede che la nostra anima possa incarnarsi contemporaneamente in posti diversi, magari uno qua e l'altro su un altro pianeta o in qualcun altro, quindi decida di fare, lo trova, io ripeto, quello che racconto è quello che mi viene dall'esperienza delle regressioni. In altri corpi. La cosa più importante però è il ritrovare il proprio maschile, il proprio femminile e unificarli. Anche perché, proprio come dicevi tu, il collegamento col divino ce l'ha la parte femminile o cosiddetta femminile, non ce l'ha il maschile. Quindi per raggiungere il divino devi sviluppare la parte maschile o l'emisfero destro, come lo si voglia chiamare. E questo, diciamo, il femminile, la donna di sua natura ha sempre avuto questo collegamento e ha sempre portato uomini e altre donne al divino, lei. Nel caso degli uomini, il loro cambiamento è sviluppare il loro femminile. Tra l'altro, dal punto di vista matematico, aperta parentesi, il concetto di infinito non fa parte dell'emisfero sinistro. Razionale maschile, ma fa parte dell'emisfero destro. Perché il concetto di infinito non è comprensibile dall'emisfero razionale, ci vuole l'altro emisfero. Quindi quello che più spesso succede è lavoriamo per sviluppare sia il tuo maschile che il tuo femminile, in modo tale da unirli e che tu raggiungi la tua centratura, la tua personalità. In modo tale da non dover dipendere da niente, da nessuno. Perché nel momento che tu dici io ho bisogno di qualcuno, qualcos'altro, beh, la tua libertà non c'è già più. Quando tu trovi la tua centratura e la tua integrazione completa, non hai bisogno di nessuno. Puoi avere piacere di qualcuno, ma è diverso. Io di mio sto benissimo. Ho tutto quello che mi serve, sono integro e completamente appagato. Quindi non ho bisogno di qualcun altro. Se trovo qualcun altro con cui condividere il mio cammino, bellissimo, bellissimo, camminiamo assieme. Se non c'è, può dispiacermene, ma la mia centratura resta e io continuo la mia strada. Nel momento che invece io ho visto tantissime volte nel coaching, io non ho questa mia centratura e mia integrità
per cui penso che altri debbano integrarle, non funzionerà mai. Perché? Perché se tu non sei capace a integrare e soddisfare te stessa, figurati un altro, impossibile. Quindi sarà sempre lotta e sofferenza. Allora, di nuovo, alla fine, come sempre, la morale finale è sempre solo una. Noscete ipsum. C'era inciso sull'oracolo, sul Tempio di Delfi, e dovunque ti muovi, comunque la giri, viene sempre lì. Conosci te stesso e lavora su di te. Non c'è altra via. Conosci te stesso, l'universo e gli dèi. Ascolta Giovanni, adesso l'ultimissima domanda che riguarda però proprio il tuo mondo specifico. Visto che è un'epoca di ciarlatani, come decanta il Kali Yuga, è un'epoca di imbonitori, di venghino, signori, venghino, e secondo me di gente che finge di essere preparata e vende aria fritta. Tu invece sei il contrario, non solo mosso da ottime intenzioni, vere intenzioni, sei l'espressione in terra di giustizia, verità e bellezza, un figlio del cielo. Come si fa a recuperarti e cosa consistono questi due corsi che i corsi di cui abbiamo parlato in questa intervista, ma soprattutto queste due ipnosi, perché abbiamo parlato della vita oltre la vita, abbiamo parlato anche dell'ipnosi in utero, che sono due cose diverse. Quindi fai per favore, lo so che tu non lo ami, però io lo amo che tu parli di te stesso e di questi tuoi lavori, perché sei una brava persona e quindi se le persone inciampano in te sono in buone mani. Quindi ti do 10 minuti dove parli di te stesso e di questi corsi, di questi ipnosi. Per trovarmi è facile, il mio cellulare 333-71-71-564. Oppure la mail, che è altrettanto facile, giovanni.vota@gmail.com. Poi c'ho i siti web, c'ho Facebook, Instagram, insomma tutto di questo. I corsi sono pochi, durano un weekend. Il primo Spiritual Quantum Coaching 1 dura un weekend e si impara a connettersi al campo quantico di infinito amore e intelligenza, l'ipnosi spirituale, canalizzare maestri, guide, antenati e soprattutto a trovare e sciogliere ogni paura, ogni senso di emozione negativa subconscia. E questo, diciamo, è un po' la base. Le regressioni, invece, un corso di 4 giorni che richiede l'SQC1, si chiama Spiritual Quantum Regression, e in 4 giorni si impara a fare le regressioni spirituali in vite passate, in questa vita, in utero, a risolvere. Sono tutti corsi pensati per lavorare su di sé e sugli altri, in presenza e in remoto. Poi ci sono altri corsi, uno che serve per sviluppare la propria empatia, andare a misurare la propria capacità di creare e gestire relazioni. Spiritual Quantum Life invece è il corso più spirituale, fatto assieme alla Jasmine, dove lì 8 maestri ascesi che si vanno a canalizzare ci dicono come vivere la nostra vita smettendo di soffrire psichicamente. E questa cosa ha più di 10 anni, insegnata in tutto il mondo, funziona molto bene. E quindi, diciamo, ci sono pochi corsi, 2 giorni l'uno, regression sono 4, molto focalizzati, e pratica, 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 pratica. La teoria, quella la si trova nei miei libri e nei video. È tutto abbastanza semplice, perché, come diceva Einstein, se non è semplice, non l'hai capito. E sempre lui diceva, perché non capiamo Dio? Perché è troppo semplice. E la mente che mente, come dice Osho, che rende tutto complicato. Bello. Allora Giovanni, per questa sera io mi fermerei qua, perché come ho sempre detto, preferisco dare un po' di informazioni, poche, buone e vere, e non riempire, perché noi non siamo venghino, signori venghino, tutt'altro.
Io ringrazio gli amici di Focus 3.0. Se volete invece, lo dico perché mi avete scritto per quanto riguarda il mio progetto delle frequenze, le frequenze delle piante nel progetto Genoa 21. Non abbiate timore, contattatemi pure al 340-3473-716. Perché se mi scrivete attraverso Instagram o altri social facciamo confusione. Preferisco un messaggio o una telefonata e io vi spiego tutto. Bene, Giovanni, ti ringrazio, grazie di Grazie a te, cuore. grazie a Focus, a tutti. Namaste. Grazie a Focus e agli amici di Focus e buonanotte. Un abbraccio, ciao, grazie. Namaste.